Ciao ragazzi, io sono il Ricuto, benvenuti in questo nuovo vlog. Nel frattempo che io sto registrando questo vlog, sta caricando i video di Battlefield. Quindi l'ho detto che arriveranno video a manetta, lo so, non mi sembra mai di dirlo, ma arriveranno. Questo faccio un vlog sui miei pensieri e parleremo un poco. Facciamo giusto 4-5 minuti. Penso che questo sia il terzo vlog che carico sui miei pensieri, non lo carico più da una cifra di tempo. Bene, partiamo dal presupposto che prima di iniziare a parlare, ma nella giornata arriveranno questi video di questi un paio di giochi. Può essere che porto qualcosa su cui c'è la patente. Io l'ho portato questo. Tap tap fish, andiamo a rivedere insieme e vi faccio vedere quello che sì che ho fatto. E ho fatto un video breve su questo. Sono la luce. Arriverà anche una guida alla lotta stile libero oggi. Quindi rimanete sintonizzati sul canale per lo speciale dei miei iscritti. Ma si è aggiornato, bene. Vediamo a me devo rifare qua. Sì. Andiamo a visualizzare un poco gli ultimi progressi. Bene. No. Bene, non attacca una cosa. Fatta le skill, a posto. Ora potenziamo questa, la sto potenziando soltanto su. Inelle, poi devono arrivare inelle pure queste cose qua. Va bene, dai. Prendiamo questa e poi direi di chiudere e prendere a parlare. Bene. Bene. Chiudiamo. A posto. Bene, allora ragazzi, che dire? Io onestamente sono contento del traguardo che ho raggiunto con questi 23 iscritti che ho adesso. Ne sono fiero, infatti sto facendo lo speciale proprio per questo. Grazie infinite. Grazie alla gente che mi supportano ogni volta che carico i video, quelle 2-3 persone che mi guardano i video e mi lasciano un bel mi piace. Ho preso E che dire, io onestamente sono fiero di queste persone, mi complimento anche con loro, che non me li ricordo tutti, ma ci sono alcune persone che lasciano like, fanno, dicono e poi ho bisogno di un consiglio riguardo gli anime che sto cercando di vedermi, due anime però non sono riuscito a vedermi, ne ho parlato prima della PlayStation però non ne ho approfondito il discorso, su questo vlog lo vorrei approfondire, vorrei sapere un poco quale anime vedere, se me ne potete consigliare uno. Io già mi sono visto Naruto, One Piece, sottotitolato, One Piece e Dragon Ball Super non lo sto seguendo, sottotitolato, sono arrivato al torneo di Zeno, al torneo dimostrativo di Zeno. Poi mi sono visto High School DxD, Tokyo Ghoul, poi mi sono visto più Bakugan, e 8, no, 8-9 anime, sono rimasto più stupito riguardo a, aspetta, come si chiama? Non me lo ricordo. Full Metal Alchemist. Sì, però non sto avendo tempo di vedermelo. Quindi mi potete consigliare altre anime? Bene. E proprio di questo, se mi potete consigliare degli anime da vedere, per chi se li segue, commentasse qui sotto e mi consigliate degli anime, perché sono un fan sfegatato degli anime. Voglio, onestamente ve lo dico la mia ve lo dico, il mio pensiero, voglio imparare il giapponese perché è una bellissima cultura quella che ha. Onestamente è tutta strana, ma è bella, soprattutto quelle cose strane che fanno, la stessa cosa la Cina. Sono belle nazioni, capito? Vabbè, avranno stranezze e quant'altro, avranno gli occhi a mandorla, ma quello che conta per lo più è la loro cultura che è bellissima, ci sta Kung Fu, Bruce
buddismo, mangiano piatti strani, solo mangiano i cani, qualcosa del genere, io non lo so onestamente, se è vero o no. Poi mi piace soprattutto come fanno gli anime, come dire, ci sta Masashi Kishimoto, il creatore di Naruto, che ha messo passione in Naruto come l'ha fatto. In pratica, quello quando l'ha fatto stava pensando come se fosse se stesso che stava nell'anime, nel fumetto. Onestamente, mi piace questo fatto. Lo stesso Masashi Kishimoto ha dichiarato di essere lui Naruto, capito? L'ha scritto su come l'ha pensato e su come si è ricreato lui a livello sentimentale. Le vicende che riguardano Naruto e Sasuke che si incontrano, combattono, ma è quella la vera passione dell'anime, cioè che ti porta a pensare di come fossi tuo nei loro panni. Che cosa faresti? La stessa cosa High School DxD, vabbè, quello è un mezzo hentai, ma onestamente un bellissimo anime. 3 stagioni, sono tutte e tre e sono rimasto stravolto. Sono aspettato un quarto anime, ma niente, nemmeno per riposto su Facebook. Ho letto di tutto e di più, ma la quarta stagione non si vede dal 2013, da quando fecero l'ultima. Sono passati 4 anni, ma sono rimasto stupito di quella serie, ma la vorrei rivedere. Infatti me la sto rivedendo perché è troppo bella. Tralasciando che Tette di Fuori ci sta Issei Yudo, che è un pervertito di merda. Tralasciando questo, è un bellissimo anime. Al pari di Naruto e Handicap, ci sono questa One Piece che è una bomba. È una bomba quell'anime. I sentimenti che prova Rubber quando gli muore il fratello, uomo, ma che cos'è? Oppure, come si chiama? Tokyo Ghoul, che questo qua è metà ghoul e metà umano, se si mangia, non vuole mangiare la carne umana. Ma che cos'è? Mamma mia. Vabbè, questi sono i miei pensieri, questi volevo esporre. Mo io vi lascio, mi raccomando, commentate qui sotto e consigliatemi degli anime da vedere. Qualcosa di bello. Grazie ragazzi. Mi raccomando, aspettate i prossimi video. Ci vediamo.